Non c'è tempo per rimuginare, la Torres fa parte già del passato. Con i Sardi il gap non è marcato, ma c'è, può essere colmato. Manca ancora tanto. In generale il rendimento del Pescara è stato finora superiore alle attese, anche se altalenante nelle ultime settimane, specie l'Adriatico, dove i biancazzurri non vincono dallo scorso 2 ottobre, 3-2 sul Gubbio. Nelle successive 3 gare appena un punto e un gol. La possibilità di riscatto passa ancora per il pubblico amico di fronte alla recanazione attese di Giovanni Pagliari. Previsti diversi cambi, da capire quanti. Di certo uno per reparto, in attacco assai probabile il debutto da titolare di Cristian Tommasini, che finora ha collezionato solo 118 minuti. In tal caso Cuppone partirebbe dalla panchina. Senza dubbio una notizia, finora infatti l'attaccante salentino è stato sempre schierato titolare. Ballottaggio a Cornero Cangiano, inamovibile Merola che contro la Torres ha ritrovato la via del gol. In mediana dovrebbero essere sicuri della maglia Squizzato e Tuniov. Turno di riposo per De Marco. Scalpita Franchini, in vantaggio su tutti gli altri. Ricordiamo che sono ben 8 i centrocampisti a disposizione di Zeman. Novità anche in difesa. Brosco e Mesic diffidati. Nelle ultime partite il capitano non è stato irreprensibile. Possibile prima chance in campionato per il mancino Davide Di Pasquale, favorito su Pellacani. Due centrali di piede sinistro nel cuore della difesa, appunto Mesic e Di Pasquale. Non sarebbe un problema visto che lo slovacco calcia indifferentemente anche con il destro. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali, in difesa Pierno, Mesic, Di Pasquale e Moruzzi, in vantaggio su Milani. A centrocampo Tuniov, Squizzato e Franchini, davanti Merola e a Cornero a supporto di Tommasini. Recanatese priva del difensore Angelo Veltri, fermato per un turno dal giudice sportivo, altresì ai margini per infortunio Manè, Gomez e Re. Sistema di gioco 4-4-2, l'ex Gianluca Longobardi andrà quasi sicuramente a presidiare la fascia destra del reparto arretrato, con Quacquarelli, cresciuto nel vivaio biancazzurro, sulla corsia opposta. L'ex più atteso, neanche a dirlo, è il 36enne Federico Melchiorri, che a Pescara ha lasciato un ottimo ricordo anche e soprattutto come uomo. Non è propriamente un dettaglio. 14 reti in B nella stagione 2014-2015. Al suo fianco il 33enne Alessandro Sbaffo, che in B ha giocato con Ascoli, Avellino, Como, Regina, Latina e Piacenza. Con la maglia della Recanatese, 107 presenze e 50 gol. Probabile formazione: Meli tra i pali, in difesa Longobardi, Ferrante, 32 anni, abruzzese di Arsita, provincia di Teramo, Ricci e Quacquarelli. Esterni di centrocampo Senigallesi e Carpani, Prisco e Morrone nel cuore del reparto nevralgico. In attacco il tandem Sbaffo-Melchiorri. È un 4-4-2 dinamico, squadra forse un po' leggera a metà campo, il presumibile piano, gara accorta cercando di ripartire.